11 agosto 1991, incontro con Anceschi a Vetto, alle 17:30. Pronti? Sì, bene. Ricordo di Costa, nei primi tempi della nostra conoscenza, Corrado Costa volle accompagnarmi una volta per un breve giro per le campagne tra Reggio e Parma. Fu un viaggio memorabile, tra continue sorprese, fermate in luoghi che egli vivacemente inventava e con un senso come veramente ansioso in una sua particolare ilarità che la passeggiata non sarebbe terminata mai. Uomo generoso, ironico, di sottile intelligenza inventiva, egli sapeva trasformare ogni occasione, anche minima, in una viva improvvisazione, non senza meraviglia. E lo star con lui mi apparve sempre come qualche cosa di inatteso e per certi aspetti di indimenticabile. Poeta e promotore di poesia, conosceva molte risorse segrete della vita e dell'arte. E quanto all'arte, fu uno dei protagonisti con Spatola e la Vicinelli di quell'avanguardia emiliana che credo dovrebbe essere meglio conosciuta. Non posso qui fermarmi ora in un tentativo di discorso letterario, ma vorrei dire che il suo lavoro fu raro e prezioso tra quelli che contano nei loro anni, mentre mi pare sia da sottolineare che esso si arricchiva in una particolarissima e magica lettura orale in cui anche il corpo si faceva poesia. Non va dimenticata la sua partecipazione a Male Bolge e la sua collaborazione a Tantan, fu fra gli amici del Verri e resta impressa in chi lo conobbe la sua virtù di lettore della poesia nel senso di un'oralità segretissima e rivelatrice nella consapevolezza di una irrepetibile relazione tra le arti. Come fu poeta, fu anche pittore. Qui bisogna mettere poesia di virgolette. Sì, voi lo faccio io. E l'ultimo ricordo diretto che ho di lui è l'incontro in occasione di una mostra in cui esponeva opere di un suo gioco sottilissimo che non solo gli consentiva di fare molte esperienze in molte direzioni, lo aggiungo, ma che coinvolgeva chi guardava in un'invenzione continua molto esperte di celate e di celata e di ilare ironia nella quale era interessata la grandezza di Morandi. Devo dire che lo ammirai molto. Con la sua perdita non solo si è impoverito il piccolo ma importante mondo della cultura emiliana e non solo emiliana del nuovo, ma si è avuta anche la perdita di un modello umano ironico e leggero, ilare e profondo, l'immagine di che cosa possa essere un uomo che guarda a se stesso senza violenza e presunzione in un gioco mai concluso di specchi, ricco del suo divertimento, che copre senza cancellarla la realtà di una segretezza non altrettanto divertita, un tipo quale la vita può dare nei suoi momenti consapevoli. Veramente la nostra passeggiata non è mai terminata.